Sono Annalisa Bricchese, e dottoranda in linguistica educativa al secondo anno presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Sul tema degli studenti analfabeti in lingua madre, cioè persone che non hanno mai avuto accesso alla lettura e alla scrittura perché non sono mai andate a scuola o lo sono andate molto poco. E questo tema è un tema di ricerca, per me è importante, ma anche un tema interessante per la mia vita di tutti i giorni, nel senso che è un mio interesse da parecchi anni, e proprio perché il tema dell'alfabetizzazione e dell'analfabetismo, in questo caso della bassa scolarità, in realtà è strettamente collegato al tema della libertà individuale, perché in una società come la nostra, che è altamente testualizzata, dove la lettura e la scrittura sono pervasive della nostra realtà quotidiana in tutti gli ambiti, da quello familiare personale a quello sociale e più esterno al contesto familiare, ovviamente la mancanza dell'abilità di poter leggere e scrivere limita le libertà personali di poter comprendere in autonomia e di poter interagire in autonomia con una società che pone un'asticella davvero molto, molto in alto. E infatti l'UNESCO da anni promuove questa campagna di sensibilizzazione per accompagnare gli individui alla formazione, a una formazione permanente, all'alfabetizzazione, a partire proprio dall'alfabetizzazione di base per poi procedere nel percorso di studi. Proprio per evitare situazioni di marginalità sociale o di eccessiva vulnerabilità che possono poi portare a situazioni personali, familiari, sociali anche critiche. E quindi in questo senso il ruolo della scuola è un ruolo fondamentale, perché è al centro proprio di questa formazione permanente di cui abbiamo citato. E il ruolo dell'insegnante assume proprio una posizione di prevalenza. Proprio il kit didattico ha lo scopo di accompagnare i docenti, formare i docenti non solo ai contenuti della cittadinanza, ma anche attraverso un metodo di presentazione dei contenuti che ha l'obiettivo di formare cittadini attivi, cioè cittadini che vivranno in una società e devono essere in grado di leggerla. Nel senso proprio più ampio della parola. In questo senso, per concludere, io volevo consigliarvi due film che rispondono in maniera diversa a due articoli della nostra Costituzione, l'articolo 3, che parla proprio di pari dignità sociale e dell'essere uguali davanti alla legge, e con il film Green Book. E l'altro articolo, che è l'articolo 34 della Costituzione, che parla invece di formazione permanente e di scuola, con il film The Fisherman's Diary, che parla proprio di questa, è una storia vera, di questa bambina in una società maschile e lavoratrice, in cui alla donna non è dato accesso alla scuola, e invece lei cerca di scardinare con il suo agire questa regola e di fondare appunto una regola nuova che includa le donne nella scuola. E con questo consiglio di film vi saluto e vi ringrazio.